Penso ad un'Europa più democratica, solida e solidale, dove il lavoro sia al primo posto e ci sia una maggiore attenzione ai temi economici e ai cambiamenti climatici. Dobbiamo tornare ad essere una comunità. Tappa fanese per Simona Bonafè, eurodeputata uscente e candidata per il Partito Democratico alle elezioni europee del prossimo 26 maggio. La capolista nella circoscrizione Italia Centro ha partecipato sabato scorso alla presentazione dei 24 candidati PD al Consiglio Comunale di Fano. Noi pensiamo che l'Italia debba tornare ad essere protagonista in Europa. Oggi purtroppo non è così. L'Italia è assente dai tavoli che contano e quindi il Partito Democratico vuole portare in Europa una classe dirigente che sappia ristabilire il ruolo di classe, di prima classe del nostro paese. I cittadini il 26 maggio dovranno decidere da una parte se rimanere in Europa e chiaramente cambiare l'Europa come noi vogliamo fare, rendendola più vicina ai bisogni dei cittadini e meno a quelli della finanza internazionale, oppure semplicemente se vogliono fare, come dicono gli altri partiti sovranisti, se vogliono tornare indietro e tornare a una situazione in cui l'Italia da sola affronta le sfide del momento. Come ho detto, noi pensiamo che da sola l'Italia non possa andare da nessuna parte. Durante l'incontro, dopo i saluti del vicepresidente del Consiglio regionale Minardi, i componenti della lista fanese a supporto di Massimo Seri, sindaco, si sono presentati uno ad uno, mentre il segretario locale Alberto Battaglia Chiocchi ha illustrato il programma elettorale. Una serie di punti programmatici che partono dalle cose fatte in questi ultimi 5 anni. Tra i temi, la riqualificazione del centro storico e del lungomare. Ci ripresentiamo, ha detto Bacchiocchi, forti dei risultati ottenuti e degli investimenti fatti. Abbiamo ridato dignità alla città della fortuna. Il lungomare di Sassonio merita di essere ripristinato e riqualificato. L'altro aspetto su cui noi ci battiamo e siamo convinti che possa essere la strada del futuro per avere una città sostenibile sono le piste ciclabili, ma soprattutto noi siamo convinti che lo sviluppo passerà attraverso la creazione della ciclabile Fano Urbino. Sulla tratta ferroviaria ormai dismessa da tanti anni, quella potrà dare un grosso sviluppo soprattutto a quelle frazioni che nascono e sorgono lungo la Flaminia. E noi in questi 5 anni abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra seria, compatta e capace, credo. E abbiamo competenze, abbiamo persone e anche figure nuove che possono continuare in questo percorso e per migliorare la vita di Fano e dei fanesi.